E bentornati ragazzi in questo nuovissimo video, sono sempre io Felix. Oggi nuovo video tutorial su come guadagnare soldi con YouTube facendo questo. E come avete visto, oggi vi voglio insegnare come creare questo tipo di video qua in 5 minuti. Veramente semplice, segui il video tutorial fino alla fine. Se vuoi crearti un canale basato sulla musica senza copyright, alzare il tuo livello di esperienza facendo vedere alle persone questo tipo di video qui. I tuoi video si dovranno basare sulla musica senza il copyright. Non ci crederai, ma ci sono canali di YouTube che vanno ovviamente a pubblicizzare la musica di altre persone. Ovviamente loro ci vanno a guadagnare grazie a Google AdSense, ovviamente è la monetizzazione su YouTube, vanno a guadagnarci grazie alle pubblicità. E quando vanno a pubblicizzare un video musicale, nella descrizione del video vanno a mettere chi è l'autore del video per dargli crediti, quindi le persone possono andare poi nel suo profilo personale ad ascoltare altra musica. E intanto la persona che ha creato il video, noi lo andiamo a fare in 5 minuti, e ha creato ovviamente il canale di YouTube che parla di musica senza il copyright, va a guadagnare grazie alla monetizzazione su YouTube. E adesso infatti andiamo a vedere le stime che si possono guadagnare facendo questo tipo di video qua, facendo questo lavoro qua su YouTube. Non vi aspettate di ottenere subito degli iscritti, non vi aspettate di ottenere subito delle visualizzazioni, dovrete essere continuativi, dovrete avere voglia di lavorare su questo contenuto, su questa categoria di video qui, per ottenere poi i risultati con l'andare del tempo. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come creare questo tipo di video qua e dove ovviamente trovare la musica senza il copyright. Ma come sempre, prima di proseguire con il video, ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campanellina se vuoi sempre rimanere aggiornato su queste idee, su questi contenuti che ti possono far guadagnare soldi online con l'andare del tempo. Ebbene ragazzi, come vedete, io sono su Social Blade. Ok, che cos'è Social Blade? È una piattaforma che va praticamente ad analizzare i vari canali di YouTube, va a analizzare le loro visualizzazioni, i loro iscritti, il loro andamento con il loro canale, e ovviamente va a analizzare quanto quel canale di YouTube può andare a guadagnare con YouTube. Per esempio, uno dei migliori canali di YouTube dove fa musica senza copyright è ovviamente Audiolibrary. Ci premiamo sopra. Questo qua è solo un esempio. Seguite il video fino alla fine, poi, perché vi spiego come creare questi tipi di video qui. E come vedete, Audiolibrary va a guadagnare, è una stima questa qua ragazzi, da 3.000 euro fino ad arrivare a 49.000 euro al mese. Questa qua è solo una stima, ok? Per esempio, anche questo canale qua che è piccolino, ok, copyright free music, va a guadagnare mensilmente da 67 euro a 1.100 euro. Queste qua sono le stime che va a dare Social Blade. Quindi il guadagno alla fine c'è, si possono guadagnare soldi andando a creare questo tipo di video qua. Adesso, come facciamo ovviamente a creare i video e come facciamo a trovare la musica senza il copyright? Veramente molto semplice. O andiamo, visto che tutta questa musica qua è senza il copyright, quindi andiamo su YouTube, andiamo nel motore di ricerca a scrivere copyright free music, ok? Andiamo a ricercare la musica senza il copyright, l'andiamo a scaricare nel nostro PC e la possiamo poi ricaricare su YouTube. Questo solo per farvi capire come ottenere musica senza copyright. Dopo andiamo a vedere come creare i video. E come vedete, anche questo canale qua, ragazzi, va a creare gli stessi contenuti, ok? Che adesso andremo a creare noi, sempre con la musica senza il copyright, ok? Come vedete, il video è monetizzato perché, come vedete, c'è un banner pubblicitario qua, adesso lo tiriamo via, ok? Quindi la monetizzazione è attiva. Noi possiamo creare questi semplici video qui grazie ad un sito tutto online e in modo veramente semplice. Seguite il video tutorial fino alla fine. Per trovare altra musica senza il copyright basterà poi andare anche su YouTube Audiolibrary. Questo qua praticamente è una pagina di YouTube dove possiamo andare grazie a YouTube a trovare musica senza il copyright e andarla a scaricare direttamente
mettere il nostro PC. Abbiamo poi tutti i generi, abbiamo lo stato d'animo e i vari artisti. Possiamo poi scaricare tutte le tracce anche da YouTube senza copyright e poterle mettere nei nostri video e monetizzare i nostri video. Per ottenere, ragazzi, altra musica senza il copyright, molto semplice, basterà andare su questo sito qua chiamato soundcloud.com. Che cos'è questo sito? Questo qui è un social network per tutte le persone che vanno a creare la loro musica personale. Praticamente è un social dove le persone si vanno a pubblicizzare, vanno a pubblicizzare la loro musica. Possiamo andare a cercare qualsiasi categoria di musica, andare poi a contattare la persona del suo profilo personale. Facciamo un esempio rap. Ok, andiamo su tracce, per esempio questo qua è solo un esempio, andiamo a vedere questo profilo personale qua, possiamo andare ad ascoltare la sua musica, andare a scrivere nei commenti se possiamo pubblicizzare la sua musica nel nostro canale di YouTube, oppure mandargli direttamente un'email. La persona di questo profilo personale può risponderci e dirci che va bene senza il copyright e possiamo farci inviare poi ovviamente il file audio tramite email per poterla poi utilizzare nei nostri video di YouTube basato solamente sulla musica senza il copyright. Ovviamente nella descrizione del video dobbiamo lasciargli i crediti, vuol dire che dobbiamo rimandare poi le persone al suo profilo personale di SoundCloud. Lui ci guadagnerà con popolarità perché stiamo condividendo una sua canzone, noi ci guadagneremo grazie alla monetizzazione di YouTube. Quindi adesso come facciamo noi, ragazzi, a creare questo tipo di video qua? Veramente molto semplice, se hai seguito il video fino adesso riuscirai a capire come ottenere questo tipo di video qui. Ci servirà questo sito qua chiamato musicvid.org, ok? Questo sito qua praticamente, tutto in inglese, basterà fare la traduzione in italiano se usate Chrome. Praticamente questo sito qua ci andrà a creare lo spectrum, ok? Qua vedete ci sono i vari grafici che andranno poi tutti in movimento con la musica che andremo a mettere sotto traccia. Quindi andiamo a premere su spettro del cerchio, è questo qua, ragazzi. E adesso lo andiamo a personalizzare. Andiamo su carica file dal computer, andiamo a caricare ovviamente il file mp3 con la musica, con la canzone. Una volta, ragazzi, caricata la musica, qua nella destra abbiamo praticamente un'anteprima di come si presenterà, ok? Dopo andiamo a cambiare sia lo sfondo, sia l'immagine interna, sia le varie particelle che iniziano a girare intorno allo schermo. Si presenterà poi così, ok? Ok, adesso come facciamo a cambiare l'immagine? Casomai se vogliamo mettere l'immagine del nostro logo, ragazzi, del nostro canale di YouTube. Quindi per prima cosa, una volta che vi aprite un canale di YouTube riguardante la musica senza il copyright, createvi un logo, un vostro marchio, perché è una cosa molto importante, perché verrà poi riconosciuto da molte persone. Quindi come facciamo a cambiare questo logo interno? Basterà andare su emblema, andare su cambia immagine, andiamo a selezionare dal PC. Ok, e come vedete io ho preso un'immagine ovviamente che riguarda sempre il suono, ho preso una cassa con le varie onde, ok? Come facciamo poi a cambiare lo sfondo del video? Così, ragazzi, casomai per ogni video che andiamo a fare con la musica senza il copyright andremo a cambiare lo sfondo, basterà andare su sfondo, andare a cambiare l'immagine di sfondo. Possiamo andare a prendere immagini artistiche anche in pexels.com. io per esempio, se vado a pubblicizzare musica rap, basterà scrivere rap, ci darà più o meno uno stile di immagine basato sul rap. Come vedete anche questa immagine qua è artistica, basterà poi scaricarla nel PC, ok, in modo gratuito. L'immagine è qua, ritorniamo in musicvid.org e andiamo a cambiare l'immagine di sfondo, andiamo a prendere sempre dal PC e si presenterà praticamente così, ok? Noi possiamo anche cambiare lo specchio dell'immagine, o così, immagine totale fa schifo, non va mica bene. Questa qua è proprio l'immagine senza lo specchio, ok? E si presenterà poi così il nostro video. Possiamo andare a modificare le varie particelle che si muovono nello schermo, ragazzi, ok? La velocità, quante particelle vogliamo mettere nel video, basterà premere su spettro e andare a cambiare le varie forme di linee dello spettro, le varie particelle qua, ok? Possiamo cambiare addirittura anche il colore delle particelle, se lo vogliamo fare rosso, bianco. Possiamo cambiare anche la velocità delle particelle, ragazzi, ok? Come
vedete? Così va più veloce. Io lo preferisco molto lento così. Praticamente con questo sito possiamo creare questo tipo di video qua, ragazzi, è veramente incredibile e semplice grazie anche a questo video tutorial. Quindi ragazzi, una volta creato il nostro video con all'interno la musica senza il copyright, ok? Fantastico questo video, basterà andarlo a salvare nel PC. Quindi andiamo nella sinistra, andiamo a esportare il nostro progetto e andiamo a premere su Start Encoding. Andiamo ad esportare, dobbiamo ovviamente aspettare il rendering del video. Praticamente il sito sta creando il nostro video per noi e come avete visto in veramente pochi click abbiamo creato un incredibile video per il nostro canale di YouTube di alta qualità, ragazzi. Una volta che il rendering è finito ce lo scaricherà nel PC, ok, come vedete, e si presenterà così nel nostro PC, ragazzi. Veramente fantastico questo sito qua, che ci andrà a creare per noi lo spectrum in modo automatico. Mi raccomando, ragazzi, ricordatevi di mettere sempre il vostro logo all'interno dello spectrum. Dopodiché potete scegliere l'immagine che volete come sfondo per i vostri stili musicali che andate poi a pubblicizzare. Facendo questo, ragazzi, andrete ad ottenere, ovviamente, se siete continuativi, se siete bravi, se avete voglia, ovviamente andrete ad ottenere iscritti, andrete ad ottenere visualizzazioni creando questo tipo di video qui. Mi raccomando, ragazzi, nella descrizione di ogni video dovete scrivere chi ha creato la canzone, l'artista, e dovete mettere poi il link per far scaricare a loro la musica senza il copyright, ovviamente, se no non vi guarda più nessuno. Potete poi prendere esempio da tutti questi canali qua chiamati copyright free music, ok, andare a leggere nelle varie descrizioni dei loro video come proteggersi con il copyright. Ebbene ragazzi, per il video è tutto. Mi raccomando, se volete rimanere aggiornati su altre idee su come guadagnare soldi con YouTube, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Felix.